Eccomi ritirati in diretta, buon pomeriggio amici telespettatori. Cosa vi posso dire? Intanto mi sento onorato e ovviamente sono contento di avere due ospiti di questo spessore a livello nazionale. Vi presento il primo con la speranza, come ho detto prima, che anche il secondo riesca in qualche modo a collegarsi, ma non dovrebbe essere questione di qualche secondo. Signore e signori, a giro di tacco Pietro Galassi che saluto. Ciao Pietro, benvenuto. Ciao a tutti, grazie, grazie mille Roberto. Come andiamo, Pietro? Tutto bene? Bene, bene, bene. Siamo in partenza, anch'io sto preparando la macchina perché adesso mi trasferisco lì a Gatteomare perché poi domenica sera, sabato siamo a Porto Recanati, poi domenica sera sarò ospite lì a Gatteomare da Moreno il Biondo perché c'è la notte del liscio. E pensa che ho preparato una suite di canzoni vecchie di Casadei, tutte con un arrangiamento molto moderno, aggiornato a 2021. È un esperimento che, guarda, ci ho lavorato un bel po' dietro e non vedo l'ora di cantare queste canzoni, perché sono canzoni che comunque hanno accompagnato anche la mia, diciamo, tra virgolette, infanzia, perché comunque io l'ho vissuta di striscio, sono abbastanza giovane. Però, insomma, Casadei, come fai? Cioè, è stato il capo stipite di tutto. Diciamo che tutto ebbe inizio proprio da lì. Anzi, Zakk sì. Lane prima di lui, che poi lui prese come strumentista, e dopo alla fine lui proseguì, insomma, con la cosa. Ascolta, Pietro, quella maglietta da Batman lì, cos'è? È ben augurante, cosa vuol dire? Questa maglietta è la maglietta che io tengo in casa perché è molto comoda per quando sto con Enea e infatti adesso ero a dargli la pappa e poi ho lasciato adesso Giulia perché lui vuole mangiare con me. Però avevo questo impegno adesso delle due, quindi ho lasciato Giulia, ma sto sentendo che reclama. Eh beh, oh, sai i bambini come sono, no? Quando sono abituati fanno fatica a disabituarsi, diciamo, a certe abitudini. Com'è il clima? Come sei messo a proposito della prima serata di domani sera? Come. Ma io sono uguale, aspetta un attimo perché c'ho. Allora, qua adesso speriamo che si collega perché gli ho mandato un messaggio anch'io. Perché si vede che ha avuto dei suoi contrattempi. Vabbè, E Omar però. era fuori per delle commissioni, mi ha scritto Adele prima ed era rientrato all'1.20, 1.30, insomma, ecco, adesso Sì, magari. ma io sono carico Roberto, ma sai perché sono carico? Perché questo spettacolo. Allora, noi andiamo indietro negli anni. Allora, noi dobbiamo fare un concerto a Olmo di Gattafico ben già 3 anni, 3-4 anni fa. Siamo arrivati a Prata, che era tutto un lavoro bestiale, è piovuto. L'abbiamo rimandata l'anno successivo. L'anno successivo è ripiovuto. Adesso lui l'altro giorno, non so se alle 2 di notte, mi ha mandato un messaggio con scritto: guarda che ho guardato le previsioni, hanno messo acqua. No, beh, insomma, no, non credo. No, 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 è una notizia, è una fake news questa, perché quindi aspetta che sento cosa Cosa ha dice. detto? No, ha detto che adesso vediamo perché mi ha detto che è qui. Ciao, Mi sta mandando dei. Io boh. c'ho Giovanni in regia. Se chiede l'ingresso in riunione, glielo Collegati dalla concediamo subito. piattaforma che stiamo aspettando. Siamo in diretta su Radio Sorriso con Roberto Gennaro. Rinvieniti, per favore. È un personaggio tutto Mamma. suo anche lui, cioè, voglio dire. Spettacolo. Lui è uno spettacolo. Perché allora, se uno magari non lo conosce bene, può fraintendere tante cose. Invece, ti posso garantire che è bestiale, perché lui è così, è una cosa. Io, guarda, abbiamo fatto la scaletta, l'abbiamo ribaltata un sacco di volte. Saranno 20 canzoni, perché io canterò 5 delle sue e lui canterà 5 delle mie. Cioè, tu ti immagini. Beh, eccolo, eccolo, Lo vedi eccolo. già? Dov'è che io non lo vedo? Io lo vedo, io lo vedo. Io qui ancora non lo vedo, però Guarda, adesso ci penserà la regia. guarda, guarda, guarda. No, intanto vedo. Vedo Aurora, Ari. intanto vedo Aurora. Si è collegato Quindi con il. è stata una. Oh, Adesso mi sento. Aspetta, dai. sì, Oh, o no?
Sono prontissimo. Ciao, dov'è? Ciao ragazzi. Ciao Omar. Chiedi ad Aurora se la può mettere in orizzontale l'inquadratura. Così? Eccola, buono. Bene, ottimo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Omar e buongiorno a Pietro ancora. Ma con Pietro abbiamo già preso anche il caffè, sai Omar? Dunque. Senti, è che lo sfido adesso, Dai. 5 settimane che ti ho perso. Ascolta. Pietro fa già il nonno, io non sono ancora il nonno. Rispondimi con un pezzettino di mia rondine, vai. Addio, addio mia rondine. Guarda, io penso che sia tra le più belle canzoni che hai scritto, ma poi ha un valore quella canzone, ha un valore aggiunto, ha un valore emotivo incredibile. È dedicato alla tua nonna, dico bene? Sì. E quindi stavo dicendo che in questo spettacolo ci saranno dei momenti anche molto molto toccanti. Sì, ma non svelare tutto. Però io so una cosa, Pietro, correggimi se sbaglio, perché sai, dopo magari le leggende metropolitane girano il giusto, che tu questa canzone qui l'avevi data a Marco, giusto? Sì, perché quando l'ho scritta io non avevo un disco in preparazione. Allora questa, ho detto, l'ho scritta comunque dedicata a mia nonna, e gliel'ho fatta cantare a Marco Zitta, che comunque è l'unico diciamo personaggio che mi sono tenuto nelle mie edizioni, perché è un bravo ragazzo. Diciamo che è l'unico che gliel'ha cantata, ecco. Omar, non sta a cominciare, Omar, perché guarda che è lunga, eh. Non vedo l'ora. Ma guarda, io non so Pietro, ma io sono già bello che emozionato, sono già acceso per questa cosa, perché innanzitutto, allora, io e Pietro siamo come le donne, no? Nel senso, non che siamo due donne, siamo come le donne. E ogni tanto abbiamo le nostre cose, allora ogni tanto nel senso buono, sì. Ma devo ammettere che comunque è l'unico che tra tanti, è un ragazzo che ha sempre avuto delle inventive incredibili, sia nella costruzione dei palchi, perché è riuscito a fare anche dei palchi con dei tubi innocenti, nel senso dove sembrava un cantiere in corso, invece era una cosa bellissima, una cosa molto bella. E poi la valigia che si apriva, la valigia dei suoi ricordi, insomma è sempre stato un ragazzo di inventive incredibili, e soprattutto un ragazzo che ha scritto delle cose meravigliose. E quindi se dovessi dire qualcosa su Pietro, dico solamente che ha fatto delle canzoni meravigliose, ma belle davvero, e sono canzoni che comunque sono nate magari anche tanti anni fa, in collaborazione, non in collaborazione, ci mancherebbe, certo. Ma certo. Sono canzoni che comunque nella storia di questo settore, come un pochettino, sono state, non mi sono mai lodato e non lo farò mai, comunque come canzoni che ho avuto il piacere di lanciare anch'io, e sono passati degli anni, ma sono sempre canzoni belle da riascoltare, e sono canzoni che resteranno ancora per tantissimi anni. Quindi complimenti a Pietro e complimenti a Pietro. Grazie a te, perché stavo dicendo prima che ti collegassi, che chi non ti conosce, diciamo, nella vita privata, a volte no, può anche meglio. Come no, può anche a volte fraintendere determinate cose, no? Nel senso che come a volte hanno fatto anche di me. Ma quando poi una persona ti conosce anche nel tuo privato, in tutto, hai proprio una sensibilità. Cioè io quando abbiamo fatto la scaletta e tutto, no? Che tu hai scritto tutta questa storia, perché è stata tutta una tua idea, io sono rimasto. Perché cavolo, cioè, poi vedi che comunque dietro l'artista, che comunque vedi sempre sul palco, c'è anche veramente qualcosa di veramente di forte, di vero, di è una cosa, io ti dico, io mi sto veramente caricando, perché comunque essere al tuo fianco
su un palco e sapendo appunto il ciclone che tu sei e come io ti conosco, è veramente una soddisfazione, ma soprattutto anche una roba che come dire che c'è sempre da imparare, perché io ho bisogno anche di immagazzinare questa tua forza che hai, che io sono un pochino meno sotto quell'aspetto lì, perché a volte sono timido, poi mi faccio prendere dall'ansia, così te sei una roba bestiale, cioè c'è veramente da imparare tanto tanto tanto. Allora te domani sera ti prendi 3 gocce di Lexotan così almeno. Ma guarda, allora, a fare la scaletta, cioè a trovare un discorso con una scaletta simile è stato facilissimo, perché io dico sempre, no, vabbè, abbiamo sempre ballato fino a 2 anni fa, ma le canzoni tante volte andrebbero magari ascoltate i testi, ascoltate, non bisogna ascoltare solamente la musica, perché nel ballo si ascolta il ritmo, ma nelle canzoni bisogna ascoltare i testi. E allora ci sono dei momenti dove tu, allora, quando tu sei felice ascolti il ritmo, quando tu sei triste ascolti i testi. Questa è una legge della natura. E quindi tante volte è successo che magari nelle mie serate, come sicuramente nelle tue, adesso che non si balla, capitava che venisse qualcuno a richiedere la canzone, ma c'è sul CD quella canzone? E io gli rispondevo, quella canzone è uscita 5 anni fa. Quindi voglio dire, finché si ballava, no? Finché si ballava, tante volte le canzoni passavano, cioè tu ascoltavi il ritmo, ballavi con la tua compagna, chiacchieravi. Non ascoltavi bene le canzoni. Adesso con questa diciamo nuova teoria, insomma, nel senso che bisogna stare seduti, non bisogna ballare, sicuramente sono molto più attenti a quello che tu canti, molto più attenti a quello che tu dici, e automaticamente tu ascolti attentamente la canzone. E devo dire, questa scaletta che non svegliamo assolutamente, questa scaletta ha avuto un filo logico, un filo diretto, come si diceva una volta, filo diretto col paradiso, eccoci. Ha avuto un filo diretto, che non c'è stato bisogno di far nulla, perché da una tua canzone si collegava a quella, da quella si collegava a quella, da quella si collegava a quella, da quella si collegava a quella, e viene fuori una storia che è meravigliosa. È vero. Tu Roberto che fai la radio, tu queste cose qua che sta dicendo Omar, secondo me... cioè, nel senso che chi ascolta la radio, infatti, che magari è in macchina, questo o quell'altro, come stavi dicendo te, magari ci sono quelli che comunque si fanno prendere dal ritmo, così, però quelli che magari ascoltano la radio magari invece stanno anche più attenti magari ai testi, sicuramente. Allora io adesso vi devo interrompere entrambi, perché sapete abbiamo un minutino di pubblicità, però attenzione, vi faccio una domanda e mi dovete rispondere dopo la pubblicità. Voi siete, io lo dico tranquillamente, senza, perché non ho bisogno di mettermi sviolinare nessuno, voi siete i due numeri uno in Italia. Cosa la sentite, come reagite, cosa vi sentite, cioè vi rendete conto di essere così, oppure di essere questi, oppure secondo voi sì, può, ma anche no? Non rispondete adesso, perché vi lascio un attimo di pubblicità, perché sennò c'è il regista che mi ha fatto vedere una mazza grossa così, è lì che mi fa così, non ho capito cosa intenda, non so se vuoi perché abbiamo degli ordini istituzionali, dura poco. Comunque ripeto la domanda, siete i due numeri uno, non c'è ombra di dubbio, non c'è nessuno che può smentire questo. Che cosa si prova, due ragazzi, due personaggi come voi, essere considerati numero uno, e se vi sentite questa grande responsabilità anche in funzione delle parole che avete appena detto, parlando di testi di canzoni, eccetera eccetera. Regia, e poi ritorneremo con la risposta di Omar e di Pietro. Radio Sorriso, giovane che mai. Eccoci ritornati in diretta con Pietro Galassi, Omar Codazzi, Pietro Galassi. Qual è la domanda che mi avevi fatto prima, Pietro? Sul discorso dei testi delle canzoni. Però voi avete sempre da darmi la risposta su quello che vi ho chiesto io. Effettivamente, diciamo che il pubblico sta anche un po' cambiando. A volte richiede delle canzoni non tanto sulla ritmica, perché poi insomma lo sapete bene anche voi, la ritmica colpisce, come diceva Omar prima, quando si va a ballare e via.
ma spesso e volentieri capita, magari in questi periodi un po' strani, che richiedono una canzone che abbia un testo che magari ricordi a qualcuno. Tu prima parlavi di Mia Rondine, che ricordava la nonna e via. Io ti posso parlare anche di Caro Amico di Omar, del quale ho visto anche l'esordio della canzone, perché l'ha presentata qualche anno fa in un ristorante qui in provincia di Padova, e mi ricordo, se lui si ricorda, anche la situazione particolare che c'era, c'erano i guardiani del corpo e tutte queste cose qua, non so, non diciamo nulla, Omar, mi raccomando. E appunto anche Caro Amico, pensati che quando è mancato il nostro Cristiano Miele, un ascoltatore di Radio Sorriso l'ha cantata a cappella fuori dalla chiesa, di fronte alla bara di Cristiano, ha cantato proprio Caro Amico di Omar Codà a cappella, senza musica e senza niente, ma con un'intonazione, una cosa che mi emoziona ancora adesso, per dirvi insomma che ci sono dei testi, ci sono delle canzoni, è vero che fra 20 anni ci saranno ancora, ma che comunque, se fatti bene, se messi giù bene, rimarranno immortali, insomma. Via, vai, tocca a voi, io vado via, vi lascio, dite quello che volete. Parti tu, dai, parti tu, Pietro. No, risponde lui. Ma guarda, allora, l'emozione è sempre la stessa del primo giorno. Se tu parli di consapevolezza, nel senso di sentirti, no, allora, non mi sono mai sentito, forse è sempre stata questa la mia forza. Allora, c'era un grande che Pietro conosce benissimo, che era Dino Crocco. Lo conoscevo anch'io. Eccoci, bravo, grande Roby. Allora, lui mi diceva sempre, ma giuro sulla testa delle mie figlie, mi diceva sempre: sai perché tu hai successo? E gli ho detto: no, Dino, guarda, io non me lo sto chiedendo, perché te lo dico io, mi ha detto, perché non capisci niente. Ecco, questo è stata. Ma era così, diceva, Dino, era appunto molto. Cioè, era molto più blanda la parola, non è niente, perché non capisci un. Capito? Sì, sì, sì. E mi diceva: il giorno che tu capirai il tuo valore sarà la tua fine. Questo mi diceva sempre. Sinceramente, io dico sempre, ogni volta che vado a suonare, ma penso che come Pietro, penso che come tutti coloro che amano questo, cioè ci sono quelli che lo fanno perché non sanno cosa fare e dicono: faccio sull'orchestra. E ci sono coloro che amano davvero quello che stanno facendo e quindi lo dimostrano tutti gli anni con le loro fantasie, le loro canzoni, le loro scritture e il loro modo di proporre il proprio lavoro. E quindi io amo quello che sto facendo, e per me è come se fosse sempre il primo giorno che salivo sul palco. Quindi per me c'è sempre una meta da raggiungere, non si è mai arrivati. Bisogna calcolare che siamo sempre su un trampolino di partenza e dobbiamo arrivare, non siamo arrivati, noi dobbiamo arrivare. Abbiamo ancora degli anni davanti, se Dio lo permette. In questi anni dobbiamo sempre creare un qualcosa che possa emozionare, possa fare, ma anche noi stessi emozionarci. Perché comunque, se una volta che riusciamo a emozionarci noi, questa emozione la trasmetti e automaticamente 2 più 2 fa 4. Eccoci, quello è il discorso. E Pietro lo stesso, ogni anno sta lì, pensa: allora quest'anno cosa devo fare? Se fosse uno che se ne sbatte le scatole, ma sì, diamo su, tanto per cantare, cosa si vuole? No, bisogna sempre avere voglia di creare, di fare e di emozionare. Questa è la cosa più bella, perché nel mondo che stiamo vivendo tuttora, dove c'è solamente rabbia, incazzatura, delusione, demoralizzazione, c'è tutto, l'emozionarsi, piangere per un'emozione, è la cosa più bella che ci sia. Io la penso così. Sentiamo il tuo socio in affari cosa dice. Io rispondo, visto che abbiamo parlato di testi di canzoni, rispondo con una canzone che presenterò, Omar lo sa, che presenterò proprio domani sera su quel mega palco a fianco a questo colosso che ho vicino, ma anche soprattutto come amico, perché in questo ultimo periodo l'ho sentito veramente tanto, tanto amico, perché comunque ci siamo sentiti anche nel momento che era tutto chiuso, non si poteva neanche uscire di casa, la pandemia quella più, ci siamo telefonati così, c'è stata questa sensibilità, forse probabilmente, di chiamarsi uno con l'altro, e vabbè, è stato bellissimo. Comunque c'è una canzone che io canterò
domani sera che si intitola In equilibrio, e c'è un passo di questa canzone che dice: resto in equilibrio sopra il filo dei miei giorni con il pubblico che guarda da laggiù. Quindi secondo me, cioè, noi siamo sempre su questo filo, su questo filo che è un filo nella vita, e quindi alla fine, cioè, dobbiamo stare attenti a fare dei passi azzardati o falsi, o dobbiamo sempre cercare di essere noi stessi. E poi il fatto di numero uno, numero due, quello che hai detto tu, Roberto, io a volte dei fans che vengono ti dicono: sei numero uno, poi magari vanno da quell'altro, sei numero uno. Quindi lo sappiamo, come a noi non ci interessa essere dei numeri, noi facciamo quello che il palco, secondo me, alla fine è una vetrina dove ognuno di noi può andare sopra ed esibirsi, mettersi in mostra, giusto? Non è che abbiamo dei vantaggi rispetto agli altri. Noi presentiamo la nostra musica come gli altri presentano la propria. Poi lì diventa una battaglia, diventa una, come dire, sei tu che devi dimostrare chi sei e quello che sai fare. Se sai fare, vai avanti, ma soprattutto se sei sincero con il pubblico, che magari quello che stai dando non è che lo stai dando perché hai, come dire, un bel vestito. Tu dai quello che hai perché comunque lo senti dentro e ce l'hai dentro. Invece ci sono tanti che secondo me vanno sul palco, fanno quel qualcosa, ma perché poi si sentono così vestiti da qualcosa, no? Vestiti da qualcosa che oggi anche i ragazzi giovani sono molto propensi a vedere il vestito che a vedere la prima, invece la qualità. Io quando presentavo le prime canzoni, Mascherina, Ti sposerò così, a me non mi cagava nessuno, te lo posso giurare, le cantavo, nessuno cioè era difficile presentare le mie canzoni, però ci ho creduto, non stavo a guardare che avevo la testa mobile lì appesa o mi ero messo un vestito fighissimo, no, guardavo di cantare quelle cose lì, credevo in quelle cose lì. Poi attenzione, ci vogliono, come ha detto Omar prima, ha esordito dicendo che anch'io ho fatto dei bei palchi. I palchi poi dopo, guarda Vasco Rossi, potrebbe essere uno che va sul palco, potrebbe cantare in un concerto senza neanche avere un faro, però alla fine invece monta un palco gigantesco, quindi alla fine serve anche l'occhio sicuramente. Comunque, però secondo me prima ci vuole la sostanza. Comunque, sostanza. Pietro, Roby, Roberto, se Pietro avesse proposto adesso la canzone Mascherina, faceva successo un casino. Allora, io mi espongo con voi per cognizione di causa, nel senso che Radio Sorriso esiste dal 1998, io ci sono entrato nel 2000-2001, sono direttore da 18 anni, 2003, e gestisco un po' la situazione, diciamo, dal punto di vista non solo del palinsesto, ma anche vedo le richieste e via. E se ci sono due artisti che ogni giorno vengono richiesti, questi siete voi due, ce ne sono anche degli altri, ma non con la costanza come il pubblico ricorda di voi due. Io non sto dicendo, voglio dire, che gli altri non sono all'altezza vostra, intendiamoci, sto dicendo che siete riconosciuti, perché insomma io inizio la mattina le dirette alle 7 del mattino, finisco alle 11 di sera, non c'è telefonata che non chiede un brano di Omar Codazzi o di Pietro Galassi, ma questo è un dato di fatto. Chiedono anche di altre orchestre, intendiamoci, perché non voglio... Però voglio dire, certo. La costanza che c'è, cioè l'occhio che c'è nei vostri confronti da parte degli ascoltatori, noi lavoriamo Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma ci chiamano anche dall'America, per dirti, perché magari si collegano in streaming, è riservato a voi due in modo particolare. E dunque, forse perché ha creato una personalità, Roberto, la personalità è importante, secondo me. Una volta andavi a sentire Sandrino Piva, Franco Bagutti, faccio dei nomi, no? Raul Casadei, Castellina Pasi, poi ti spostavi Vittorio Borghesi, poi ti spostavi, ma mille cose, e ognuna aveva il suo target. Purtroppo oggi manca la personalità, cioè io sento tante cose troppo uguali, invece si dovrebbe giocare sulla personalità. No, ma anche credo che sia importante anche l'originalità delle idee e delle proposte, no, crearsi un'immagine, perché purtroppo, e questo lo dico a malincuore, ma bisogna essere onesti con noi stessi, spesso e volentieri
le cosiddette orchestre, vai a ascoltarne una e sono tutti uguali. Perché? Perché cantano i successi di Omar, perché cantano i successi di Pietro, perché cantano i successi di Bagutti, perché cantano i successi di Castellina, però non danno niente, insomma, hai capito? Cioè, alla fine, insomma, invece voi proponete. Guarda, Pietro ha detto una cosa bellissima, Pietro ha detto una cosa non bellissima, reale, una cosa realissima. Una volta c'era la personalità, una volta c'era... È chiaro che ognuno poi ha i suoi idoli, come Pietro ha avuto come grande ispirazione, e son proprio sicuro, il grande Sandrino Pio. Eccolo là. No? Giusto? Io come ispirazione grande. Ho avuto uno dei più grandi maestri, che era Franco Bastelli, giusto? Eh sì. Esatto, quindi però poi nel percorso del proprio lavoro, nel percorso della propria insomma, attività, nella propria passione, poi ognuno poi deve metterci del suo, deve far vedere che comunque che non è solamente in grado di imitare, ma di essere qualcuno, di essere se stesso. Chiaro. Quindi abbiamo tutti, come i bambini che vanno a scuola di calcio, hanno tutti i loro idoli, c'è Ronaldo, c'è Messi, c'è Dybala, c'è... E li vedi con sulle magliette, no? Quando fanno gli allenamenti, bellissimo. Però poi in campo devi dimostrare quello che tu sai fare. Non basta avere un numero dietro la schiena con un nome, devi saper fare. Beh, è vero, bravissimo. Che esempio che ho fatto, che esempio. Guarda, scrivo una canzone. Canzone in queste parole adesso. Ragazzi, io devo andare. Aspetta, dove è che devi andare? C'è il Cino. In Emilia, diciamo Cino. Ascolta Pietro, ricordate allora l'appuntamento di domani sera, perché abbiamo parlato di tutto fuori della cosa più importante. Domani sera a Porto Recanati, Arena Beniamino Gigli, saremo sul palco io e Omar, no? Senza nessun altro, un palco di 40 metri, saremo io e lui, ma con poi tutte le sorprese. Si potrà giocare anche a golf? Ultimi biglietti, Viva Ticket, oppure potete venire lì. Li prendo io. Io e Omar saremo fuori dall'arena con un chiosco e faremo il tampone a chi non ha il Green Pass. Sì, ma con il tampone che dico io, però. Va bene, io vi porto i saluti di Adelina, poi vediamo, Robin, perché ce ne sono tanti che hanno scritto qui e qui non si firmano, comunque insomma Marinella, e poi anche qua Paolo Franchin da Saletto, poi Gianni da Udine, Veronica, Franca, Daniele, Eleonora, insomma tanti che hanno scritto che non comunque, ho fatto Roberto, tempo. Stiamo lavorando per una data in Veneto, perché faremo una data in ogni regione, ecco. Vero Omar? Questa è una cosa importante. Volevo solamente dire una cosa. Dimmi. Che secondo me è importantissima, che domani, l'11 settembre, sono 20 anni del crollo delle Torri Gemelle. E in questo momento io e lui siamo due torri su quel palco, perché non c'è nessun altro. Però se ci fate caso del manifesto, siamo appoggiati spalla contro spalla. Sì. In modo che ci teniamo su l'uno con l'altro. Questo è un momento dove bisogna tenersi su l'uno con l'altro, e sono orgoglioso di poterlo fare con un grandissimo collega, amico e artista. Grazie. E niente, ecco, domani 11 settembre, se ci fate caso, il manifesto è spalla contro spalla. Era tutto questo studiato. Quello è un segnale anche quello. Quella data, perché il manifesto poi abbiamo fatto per questa cosa, insomma, tutto così. Sveleremo tutto poi domani sera. Grazie Omar, grazie okay. Pietro. Ciao! Grazie a te Roby. Ciao Pietro. E quando volete passatemi a trovare, Dio buono, no? Va bene, chi prepara la sorpresa è un prosecco. Ciao, grazie, ciao. Ciao a tutti. Ringraziamo Omar Codazzi e ringraziamo Pietro Galassi. Io vi saluto tutti. La prossima settimana ritorneremo con Matteo Bensi lunedì, sempre al Giro di Tacco. Ciao a tutti e grazie.